saluto tutti quanti e direi di dare inizio alla riunione. Stasera è con noi il dottor Testa, che è docente al Polo Biomedico e Tecnologico della Salute, Antropologia e Sociologia dello Sport, consulente della formazione AI, è membro del Comitato Scientifico di Scuola e Sport e della Sport Rete Europea Risorse Umane, quindi tante esperienze in Italia e all'estero del dottor Testa, che tutti noi già conosciamo molto bene e che oggi ripropone una parte di situazioni e amplia su altri aspetti. Quindi intervieni, decidi pure come dare la parola, visto che il tuo modo di far relazione è diversa. Buon lavoro, grazie a tutti. Bene, buonasera a tutti, buonasera Salvatore. Ciao a tutti, diventa difficile poter mantenere questo aspetto del sociale anche in distanza, però voi riuscite già a vedere in una prima slide che lo sport è sicuramente una risorsa e deve essere una risorsa nell'emergenza. Vedremo poi successivamente questo aspetto di sport, che cosa intendiamo, se siamo d'accordo su questa parola semplice ma al tempo stesso complicata, e la finalità di questo sport, che deve finalmente passare dalla selezione all'inclusione sociale. E parleremo appunto di come il titolo che mi hanno dato per questo incontro con voi è proprio risorsa nell'emergenza, per quale possibilità, cosa possiamo fare. E il coraggio è la forza per superare la paura. Probabilmente sarà meno coinvolgente di altre situazioni. Abbiamo una chiamata di qualcuno, c'ha il microfono aperto. Sono aperto ancora qualcuno che è intenzionata, serve anche per mantenere alta la nostra attenzione. Ho cercato di chiuderla anch'io. Bene. Parto da questo aspetto che mi si chiede, vedere la nostra attività da una realtà sociale. E allora non posso non ricordare, quanti già sanno e vedono, la presentazione che il presidente del Centro Giovanile di Formazione Sportiva, l'avvocato Gabriele Grisaldi, ha scritto nel primo numero dei Quaderni di Sport, questo nuovo strumento formativo in collaborazione a cura del Centro Studi e Ricerche e Innovazione, e lui dà come titolo e obiettivo primario lo sport come strumento educativo e fattore di crescita sociale. Questo è quello che scrive il presidente. In questo particolare periodo di portata in attività di ansia, di paura, di rapporti fisici, di relazioni interrotte, abbiamo tutti noi riscoperto di più il valore sociale delle attività motorie e sportive, nei giochi all'aperto, nelle escursioni, nei boschi, le attività ginniche nei parchi, giardini, piste ciclabili, comunque noi ci muoviamo, c'è una ricaduta sociale. Garantire quindi il diritto, continua il presidente, di tutti i cittadini a praticare lo sport, invece per coloro che si trovano in situazioni di fragilità. Sarà il mio impegno, e che auspico accumulerà tutti gli sforzi, renderlo reale nella nostra realtà sociale provinciale. Quindi questo sport deve passare dalla cultura della selezione alla cultura della inclusione sociale. Siamo tutti d'accordo? Ma come riusciamo a fare? Ecco perché io non vorrei considerare questa nostra una lezione, non c'è niente di più noioso, di meno partecipativo alla lezione, qualcuno che parla e gli altri fanno fatica, specialmente a quest'ora, a stare attenti. Vorrei considerare la nostra, questo incontro, questo attrezzare la nostra azione, che è quella che ci mette insieme oggi, non una lezione ma un allenamento. Consideriamolo tale, consideriamolo un allenamento nel quale lo sport non può essere considerato, come diceva il Presidente, non soltanto muscoli, non soltanto polmoni. Quindi il nostro incontro, ripeto, definiamolo un allenamento e in questo allenamento mettiamo insieme quella che è la nostra azione. Ma come possiamo fare l'allenamento? Come possiamo trovare un accordo per raggiungere il risultato? Il gioco nostro è soltanto quello di metterci in gioco. Rimetterci in gioco. Se non abbiamo questa forza, io per prima,
e voi che mi accompagnate in questo percorso, noi non possiamo fare altro. Il gioco è proprio mettersi in gioco. E se lo sport è una risorsa dell'emergenza, il coraggio è la forza di superare la paura. Il coraggio, dicono gli esperti, la prima cosa che noi dobbiamo considerare è questa forma. Che cos'è? Che cos'è il coraggio di mettersi in gioco? Cos'è il coraggio in quanto tale? Allora, il coraggio che noi dobbiamo avere per primi, ma dobbiamo poi trasmettere ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Si dice Paolo Legrenzi, autore di un libro recente, della Giunti Editore, che si chiama Paura, Panico, Contagio, Vademecum per affrontare i pericoli, le paure ci rendono più forti. E lo sport è una risorsa dell'emergenza. I pazzi di fronte alle gravi minacce all'esterno, le persone, le intere società, tendono a mettersi in gioco una sorta di ciclo, solo sviluppo del coraggio. E mi dice che si identificano quattro fasi. La prima è la fase della negazione. Mentre di fronte a un pericolo si cerca di far finta di nulla, oppure si tende a minimizzare. Ricordate come è capitato agli inizi dell'epidemia? C'era chi ostentava indifferenza, chi anche pubblicamente affermava che sì, in fondo il Covid era poco più di un'influenza. Si tratta di un comportamento umano, normale, si cerca prima di tutto di attenuare la paura ostentando indifferenza. Quanti rivedono anche in questo i nostri ragazzi e le nostre ragazze durante la pratica sportiva? Il nascondersi nel gruppo, il non essere pronto per fare certe cose, pronto anche per mettersi in luce. La seconda fase è la paura, la fase in cui si rende conto che fino a quel momento ci siamo illusi, abbiamo minimizzato in questa fase la popolazione, è spaventata e non di grado, ci sono anche reazioni esagerate che portano a comportamenti eccessivi, e a prato ne sappiamo qualcosa più di altri, quando il pericolo coronavirus spingeva molti a evitare il ristorante cinese, allora era ancora aspettando. Adesso è la fase dell'accettazione, è la fase dove la popolazione e i singoli mettono in atto un esame della realtà, accetti i dati di fatto, impara a mantenere la lucidità, a fare il possibile per difendersi, senza passare al terrore. Questa pandemia, la fase in cui abbiamo finalmente accettato di rispettare le regole, sembravano giuste alcune regole, il nostro comportamento è stato quello di contenimento, non uscendo da casa. Abbiamo la quarta fase del coraggio, che è la fase del sollievo, è la fase della fine dell'emergenza. Ti rendi conto di aver superato un pericolo, di essere stato in grado di affrontare consapevolmente la paura. Solo in questo momento che si capitalizza il coraggio guadagnato, trasformandolo in una forza che affronta nuove sfide. Il coraggio. Coraggio di mettere coraggio. Che dovrà essere il nostro coraggio? In questo momento, e questo è il momento in cui le persone fanno passi avanti attraverso il confronto con le proprie emozioni. È questo gioco che noi dovremmo fare anche e soprattutto quando torneremo insieme ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Chiedo al mio amico Conte di non farmi andare tanto avanti, dopo che ho parlato 6, 7, 8 minuti, se qualcuno potesse, proprio come allenamento, avere uno scambio di una prima idea, di un qualcosa che possa interrompere la mia voce. Quindi più parlo e più si abbassa la curva dell'attenzione. In queste 4-5 incontri noi parleremo dello sport come risorsa di emergenza, ma come passaggio anche da parte vostra da conoscenze a competenze. E queste competenze parlerà la comunicazione, non conta soltanto quello che dico, ma come lo dico, qual è il modo per far sì che i ragazzi e le ragazze che sono a mio contatto abbiano il confronto con le proprie emozioni e fino a cuore anche il coraggio. Allora, io credo di essere a microfono aperto, quindi se mi senti, sei liberissimo, chiunque vuole intervenire
sulla tua richiesta, può aprirsi il microfono e interloquire con te. Magari facciamolo brevemente in maniera da dare spazio agli altri. Quindi invita pure te a dialogare con te. Ecco. Sì, il dialogo è un passaggio di palla, un qualcosa che possa evitare. Io non voglio, come anticipava Salvatore, parlare per 40 minuti, 45, poi dare gli ultimi 15 minuti come se fosse quasi un regalo che qualcuno dall'alto fa agli altri. No, facciamo un allenamento, ognuno di noi ha un suo ruolo, vedremo poi la differenza tra gruppo e squadra. Siamo una squadra, ognuno ha un ruolo, il vostro ruolo è anche quello di attivizzare, di mantenere alta l'attenzione anche per gli altri partecipanti, di questo vi sono grato. Quindi se qualcuno vuol fare un flash, una riflessione di quello che per ora abbiamo iniziato a fare, dalle parole del Presidente, dall'obiettivo del Centro Giovanile, da questo piccolo percorso che stiamo iniziando a fare. Grazie. Forza, chi è che attiva il suo microfono così ti facciamo anche una prova? Antonio, io posso. Prego. Posso io. Prego, siate brevi, veloci, magari così diamo spazio a tanti. Aspetta, perché forse non mi si vede. Non si sente, però. Okay. Allora, ciao a tutti. Mi è venuta una riflessione adesso, in questo momento, che appunto dalle prime parole di Gennaro, è una cosa che in questi giorni stiamo vivendo anche noi come organizzatori di attività, come gestori di campi. Tutto quanto ci ha lasciato l'emergenza del coronavirus, forse nel ristabilire nuove modalità di relazione o difficoltà, sta accomunando, penso, anche il mondo dello sport, le tante realtà sportive che operano con i bambini, con gli atleti, con gli adulti, nel ricercare e nel verificare insieme anche tante difficoltà, perché oggettivamente ce ne sono di carattere burocratico, di carattere oggettivo, di riorganizzare tante cose con grandi limitazioni dovute alle disposizioni di sicurezza, eccetera. Ecco, questo credo che sia anche un primo effetto nel momento in cui si riprendono le attività che questo periodo di lockdown ha lasciato, cioè una capacità, una rinnovata, forse una nuova capacità anche di dialogare con le società sportive tra di loro, per potersi sostenere, aiutare, trovare insieme le soluzioni per ripartire e per riuscire al tempo stesso ad attenersi a quelle che sono delle disposizioni di sicurezza molto forti, molto limitanti. E quindi ecco, cioè, io sento tutto questo dialogo e una condivisione di difficoltà che sicuramente attiverà la ricerca di nuove soluzioni. Grazie. Chi altro vuole fare un altro flash? Avanti. Bene, continuo. Vai pure. Va. Perfetto. Quindi quello che dice Beatrice è una nuova forma di informazione, una nuova forma di cambiarsi le idee. Io ho paura quando sento dire torniamo come prima. Prima non andava bene. Prima c'erano mille cose che non andavano. Se noi non ci rimettiamo in gioco, se noi non abbiamo una veste nuova, abbiamo soltanto perso tempo. Noi dobbiamo fare in modo di avere appunto il coraggio di rimettersi in gioco. Questo deve essere il nostro coraggio. Se non abbiamo questo, possiamo ora fare altro, se vogliamo fare tutti gli identici a quello di prima. Ecco perché vi dicevo, prima parlavamo di comunicazione, accennavamo questa teoria essenziale, lo scambio che Beatrice parlava tra le società, tra le persone, tra il docente, tra il tecnico, tra l'allenatore, il ragazzo e la ragazza. È la teoria matematica della comunicazione. Se io ho un euro e un'altra persona un euro e ce la scambiamo, abbiamo sempre un euro per uno. L'incontro che faccio è una slide che faccio vedere essenziale. Ma se io ho un'idea e l'altra persona ha un'idea, quante idee abbiamo? Quello matematico dovrebbe dire qualcuno, se uno più uno è uguale a due, ma non è così, perché un'idea più un'idea dà tre idee, la mia, l'idea dell'altro
E la terza idea, che l'idea probabilmente la più giusta, probabilmente la più importante, questa rappresenta la forza e il valore dell'interazione. Così a livello di comunicazione di queste idee che si moltiplicano da in questa borsa sportiva che vedete del centro giovanile, ma in qualsiasi tipo di attività, il rapporto dello sport che deve diventare momento di inclusione sociale. Ma qualcosa di estremamente interessante. È una frase che ognuno di noi tutta la sera dovrebbe chiedersi dopo aver fatto lezione, allenamento con i ragazzi. È qualcosa che bisognerebbe dare di prezioso come dono anche ai nostri ragazzi, che possono chiedersi cosa sai oggi che ieri non sapevi. Questa è la forza dello sport. Una riflessione semplice, ma mi sembra non banale, e che quanto il Presidente chiede che lo sport sia per la realtà nuova di Prato uno sport che abbia uno strumento educativo di fattore di crescita sociale, state ben certi che la ricaduta sociale avviene anche se non si fa nulla. In quei quartieri di periferia, in Italia e all'estero, dove poco viene fatto, nulla viene fatto per i giovani, sappiamo qual è la ricaduta sociale. Diventa una ricaduta sociale negativa. In altre realtà, quando si cerca di aggregazione, quando si cerca di stare insieme, quando si cerca un'attività nell'arte, nello sport, c'è un aspetto educativo, un aspetto sociale, definiamolo positivo. Ma il sociale avviene sempre. Se noi non facciamo nulla, non è che noi non facciamo attività sociale. Facciamo in modo che questi ragazzi allontanino, che questi ragazzi abbiano troppo coraggio, abbiano poca stima di sé, hanno l'attività perché li portano i genitori, una ricaduta sociale ce l'hanno, spesso è l'abbandono dell'attività. Quindi il fare qualcosa, lo sport anche nello sport, cosa sai oggi che ieri non sapevi, significa piano piano renderli protagonisti. Noi dovremmo, e ne parleremo in maniera un pochino più approfondita successivamente, dare la possibilità anche a chi non è campione di essere protagonista. È un diritto, il diritto di essere protagonista anche senza l'obbligo di essere campione, e lo vedremo nell'attività sportiva. Ma soffermiamoci un attimo in questa parola che tutti vivono, che tutti conoscono, che è la parola sport. Semplice, ma in effetti questa parola sport è talmente semplice che e cos'è lo sport? Se dovessi chiedere a ciascuno di voi, chi mi ha seguito nelle altre lezioni, sa già, ma se dovessimo dare che differenza, quale differenziazione dai allo sport? Come si divide lo sport? Per molti sarebbe lo sport maschile, femminile, lo sport di squadra, lo sport singolo, lo sport da professionista, lo sport da dilettanti, con gli attrezzi, ma e questa è l'unica divisione che abbiamo, quindi lo sport è soltanto questa divisione? Oppure lo sport è, come vedete in questa immagine che vi do, un termine ben più diverso, questa polisemia, è una parola che esprime più significati. Qual è lo sport che più di ogni altro dà una ricaduta come strumento educativo e fattore di crescita sociale? Quale deve essere il nostro sport? Oggi, e non solo da oggi, lo sport è sempre più dipendente, Beatrice ce ne dava una testimonianza ai giorni d'oggi, è sempre più dipendente da elementi esterni, le decisioni politiche, economiche, organizzative, le evoluzioni tecnologiche, anche i mutamenti dei modi di distinguere di vita. Ma qual è lo sport dal punto di vista sociale, sociologico, che ci porta, ripeto, al fattore di crescita sociale, all'inclusione sociale? Noi abbiamo quattro modelli di sport, suggerisce, ci indica Klaus Heinemann, un modello competitivo, un modello regolare, un modello strumentale, un modello espressivo. Sono solo parole? Cos'è il modello competitivo dello sport? È quel modello dove ci sono regole e risultati.
l'organizzazione delle gare, dei tornei, delle federazioni, gli enti, i regolamenti, le regole sono condivisi, molte volte universali, le strutture sono organizzate, ma nel modello competitivo noi abbiamo il risultato come solo obiettivo. Cosa succede quando il risultato è il solo obiettivo? Non so se... Il risultato è il solo obiettivo. Se non vinco... Una scorrettezza non fa vincere. Il risultato è il solo obiettivo. Cosa abbiamo come devianza sociale? Abbiamo la violenza in un modello competitivo di sport. Abbiamo poi il modello spettacolare, quello del Tour de France, dei mondiali, delle Olimpiadi, dei campioni del mondo, dove ci sono il titolo dei media, i milioni di spettatori, l'audience, con indispensabili performance. E è sempre più esasperato l'aspetto della competitività, con vittoria e record. In questa realtà, in questo modello spettacolare, molto lontano dalla nostra realtà quotidiana, qual è la devianza sociale? È il doping. Così come doping, come devianza sociale, è nel terzo modello, quello strumentale, che spesso, non sempre spesso, ma avviene in quelle palestre, in quelle piscine commerciali, dove il mito della forma fisica, l'edonismo esasperato, il paludismo, il fitness, arrivano alla preoccupazione e all'ansia. C'era più doping in alcune realtà di questo tipo di quante ne hanno trovato al Giro d'Italia. Ora, qual è lo sport? Strumento educativo e fattore di crescita? Come dobbiamo chiamarlo? Questo sport, il nostro sport di crescita, si chiama modello espressivo, dove ci sono le emozioni e il rispetto, dove noi possiamo riscoprire il gusto del gioco, dove noi possiamo dare forza al nostro tempo libero, dove noi possiamo essere vicini alla natura, diventa essenziale l'aspetto che i risultati sono importanti, ma non diventa antagonista. I risultati sono importanti, ma non sono determinanti. L'attività è per il benessere fisico e mentale. Questa è la competitività evolutiva in senso sociale. È qui che noi troviamo la vera crescita sociale, la vera inclusione sociale. Quindi il nostro sport è uno sport di modello espressivo. Il modello espressivo può essere maschile e femminile, in squadra individuale, con attrezzi o senza attrezzi. Non è legato all'attività in quanto gioco o attività motoria. I risultati sono importanti ma non determinanti. In questo momento, in questa realtà, il ragazzo può essere protagonista anche se non è un campione, ma deve sentirsi una persona importante. E questo mettersi in gioco. Pensare un attimo, ma la nostra attività è sempre stata di questo genere? Mi credo che nel modello espressivo si realizza il passaggio del modello sport dal valore di selezione, comunque un valore la selezione, a quello che è il valore di inclusione sociale, come ci chiede il Presidente del Consiglio Marino. La inclusione sociale è un valore. Mi fermo un altro attimo per una eventuale riflessione se si vuole intervenire, ma anche un attimo di riflessione personale che uno può pensare un attimo. Aspetta un po'. Di mettere un gioco. Ma te la parlo? Come dicevo Rino, se qualcuno appunto vuole intervenire o lo mette in chat che vuole intervenire e fa richiesta, ma comunque ne ha facoltà aprendo il proprio audio e dialogando direttamente con te o facendo una propria riflessione, quindi come desideri, ecco. Allora, come va meglio? Come non questo intervenire, chiunque intende intervenire apre l'audio e chiede un attimo al dottor Testa di intervenire. Facciamo così? Avanti, sì, qualcuno vuole intervenire, vuole aggiungere una riflessione agli stimoli che ha proposto Testa, anche perché ha fatto delle precise
e ha dato delle precise indicazioni, non so, ad esempio a me viene in questo momento, guardando WhatsApp, ho visto che il 28 maggio c'è una diretta in Facebook tra il presidente del CONI Toscana, il delegato del CONI di Prato, un consigliere comunale, la direttrice del centro giovanile, la direttrice della WISP, il presidente di Orente. Beh, mi piacerebbe queste domande che hai fatto oggi che emergessero in quella sede e che ciascuno di loro sapesse in maniera identitaria darci la loro visione dello sport o quello che intendono sostenere o che cosa è per loro forse più importante o meno importante, se c'è un livello di importanza. Ecco, spererei in quel dibattito che qualcuno portasse le tue gli stimoli e le tue riflessioni. Avanti un altro. Vorrei dire qualcosa a proposito, cioè una mia riflessione. Io parlo come, mi sentite? Presentati, sì, ti sentiamo, presentati. Sono Bernardini, sono insegnante di scuola della primaria e referente di motoria, poi sono insegnante di tennis, un circolo di tennis. Allora, io quello che ho visto che accomuna sia la scuola che comunque l'attività sportiva nel centro dove lavoro anche, è proprio anche in questo momento proprio il senso di appartenenza. L'appartenenza che con la didattica a distanza, con queste classi virtuali, in qualche modo si è recuperata un pochino, certo non è la stessa cosa, ma l'appartenenza anche nella partecipazione proprio nel rigiocare, anche se il tennis è anche uno sport individuale, ma lo è anche di squadra, perché gli allenamenti comunque si fanno sempre in quattro, si fanno su tanti campi, quindi il gruppo c'è sempre. In questo momento più che mai il senso di appartenenza lo trovo fondamentale, ecco, e si fa anche un attimino respirare, insomma, vedere questi ragazzi che comunque a distanza, perché con le dovute precauzioni e con lo stress che abbiamo anche noi per quanto riguarda la distanza, mantenere la distanza, la sanificazione e tutto ciò che concerne il Covid e quello che già in questo momento provocato, e secondo ci fa piacere vedere che comunque questi ragazzi hanno bisogno comunque di sentirsi gruppo, di sentirsi vivi, ecco, e nel rivederli di entrare anche al circolo e si è riempito di gioia, sinceramente il senso di appartenenza comunque è importante, secondo me, ecco. Bene, avanti, qualcun altro? Pronto? Sì, vai, chi sei? Sono Antonio. Bene, Antonio, vai. Adesso partecipo dell'Abruzzo. Sì? Mentre saluto il professor Testa, e mentre lui parlava di sport in generale così, ho sentito dei valori come inclusione, valore del gioco, il coraggio, il confronto, le emozioni. Tutti valori che io che vivo nel calcio da sempre, nella città di base, li trovo continuamente sui campi oppure nelle riunioni. Quindi vediamo lo sport come una libertà di espressione in un ambiente sicuramente dovrebbe essere sano e sereno. Quindi rendere protagonisti i ragazzi nello sport, perché i protagonisti devono essere loro, o il ragazzo o la ragazza. Grazie. Bene, avanti un altro, se qualcun altro vuole fare un intervento. Allora, sì, intervengo io, non posso fare a meno di intervenire dopo. Presentatevi dopo, sempre. Dopo Tonino, sono Sergio Rodiciani, quindi mi fa piacere intervenire in questa occasione. Saluto Rino Testa. Da dove intervieni? Chi sei? Da Roma, Sergio Rodiciani, sono un tecnico di calcio, un insegnante di educazione fisica. Faccio i corsi allenatori, insomma un po' di cose che il professor Testa conosce, così come di Nosciano che è intervenuto poc'anzi. Sono assolutamente d'accordo sulla visione così che riguarda l'ambito sportivo, la riflessione che faccio da diciamo componente anche in ambito federale del calcio, che ne arriva uno su 40.000, quindi sono assolutamente d'accordo su una visione che e osserva lo sport dal punto di vista proprio partecipativo e nella condivisione di valori.
e ritengo che solo attraverso questo anche il talento, quell'uno, abbia maggiori possibilità per emergere. Quindi questa a volte accesa competitività che c'è anche a livello giovanile purtroppo porta a un drop out, un abbandono che spesso osserviamo nei nostri ambienti sportivi, non solo calcistici. Faccio i complimenti a voi tutti per questo webinar e saluto con affetto Rino Testa. Buona serata, grazie. Grazie a te Sergio, grazie di far parte di questa sessione serale del Centro Giovanile. Avanti, se ci sono altri, oppure riprendere parole Rino Testa, come desidera. Bene, quindi le persone che hanno partecipato, e ringrazio dei saluti, hanno dato forza a qualcosa che comunque già c'è. Noi non dobbiamo inventare qualcosa, però abbiamo il dovere di aumentare questo coraggio di rimetterci in gioco, di ricostruire comunque cose nuove, perché se noi vediamo com'è la realtà oggi, non è una realtà di ricaduta sociale. Anche nei giovani l'aspetto dello sport, se non spettacolare, ma comunque agonistico, è più forte della realtà di uno sport, di un modello espressivo. Quindi la nostra attività didattica, quello che ci chiede il centro giovanile, che in prima persona è il presidente, è far sì che i risultati siano importanti ma non determinati. Fare in modo che il ragazzo non sia soltanto il protagonista del proprio processo formativo, esattamente in molte scuole non avviene neppure questo, ma che abbia la possibilità di essere il protagonista di questo sport, di uno sport che spesso, e noi siamo tra questi, perché se siamo qui oggi, noi non ci accontentiamo dei soliti obiettivi, ce l'abbiamo già, ma se lo sport potesse parlare direbbe tutti ti conoscono per quello che si vede, ma dobbiamo cercare di entrare in quella parte invisibile, che sicuramente la più affascinante, la parte invisibile dello sport è la parte sociale, perché la parte visibile, quante cose ci sono tantissime, non sto certo ad elencarle tutte, ma da quello che si vede, dallo stato, il punto, il dolore, la forza, l'attacco, la resistenza, lo sprint, la velocità, il calcio, il tuffo, tutte queste cose, la visibilità, pensate, sono quelle che si possono misurare, un metro con un cronometro, con un cardiofrequenzimetro, sono cose che si misurano, ma cos'è che non riusciamo a misurare? Cos'è che non si misura? L'aspetto sociale, è l'invisibile, l'onestà, il coraggio di rimetterci in gioco è proprio il titolo del nostro incontro. L'impegno, la sicurezza, come la misuro la sicurezza? Come lo misuro il coraggio? Come riesco a misurare l'aiuto agli altri, il rispetto, l'autostima, l'entusiasmo, la passione? Ora, ho scritto solo questo, ma ognuno di voi potrebbe aggiungere 100.000 a queste cose. Sono tutto quello che noi non possiamo misurare, ma senza queste cose, altre non si vince neanche le Olimpiadi, la parte invisibile forte. Ma il lavoro dei nostri tecnici, il lavoro al centro giovanile per rispettare l'obiettivo che il centro giovanile ci dà è valorizzare proprio l'invisibile. Quante cose ci sono dentro? E l'invisibile lo rafforza attraverso la cultura, attraverso l'attività che il centro giovanile sta facendo, ma che ognuno di voi fa, non soltanto in queste occasioni, con gli aggiornamenti, con la comunicazione, proprio con le competenze, nel modo di fare squadra. Poi ho sentito prima i ragazzi, è un bel gruppo, vedremo poi la differenza, sentiremo, se non stasera, eventualmente nella prossima, prossimo incontro, la differenza tra fare squadra ed è gruppo, nell'impegno, nella stessa organizzazione. Noi dobbiamo fare in modo di arrivare nei valori della competenza. Io faccio sempre vedere questo video, chi l'ha visto mi scusi, ma diventa importante. Tutti quelli che fanno sport vogliono arrivare naturalmente a un risultato, così come tutti gli altri vogliono prendere i palmoni,
ma attraverso le competenze, gli aggiornamenti, la cultura, lo stare insieme, qual è la nostra differenza? Tutti gli orsi vogliono prendere i polmoni, i salmoni. Abbiamo per coraggio di metterci un gioco, è la pentola per raggiungere il risultato. Dire che stasera cerco di vendere pentole è la verità. Cercare di provare degli strumenti nuovi, da sempre non si prendono i tamponi, da sempre facciamo attività, da sempre siamo vicini a queste problematiche. Non dobbiamo inventarlo nuovo, dobbiamo farlo con un coraggio nuovo, il coraggio dopo la paura. Ecco perché, ed ecco come la pratica sportiva, e per pratica sportiva intendo i giochi, le attività motorie, i giochi tradizionali, abbiamo visto come pratica sportiva, diventano agenzie di socializzazione. Agenzie di socializzazione perché hanno la possibilità e la grande forza di equilibrare la formazione, lo sviluppo umano. Hanno questa grande forza di avvicinare anche a quelli che vengono definiti appunto i valori. Abbiamo una funzione psicosociale che per comodità vi do con le slide e quindi possiamo leggere anche se possiamo essere un po' distratti. Questa funzione psicosociale arriva ancora più nel profondo nella richiesta della nostra dirigenza, perché significa promuovere una società più solidale, i cittadini, contro l'intolleranza, il razzismo, la violenza, contribuendo all'integrazione dalle pari opportunità alle pari dignità. Ci sarebbe da fare un anno di attività insieme, tutte pari dignità oltre alle pari opportunità. Una funzione culturale. Il territorio viene coinvolto, le agenzie formative, la famiglia, la scuola, il territorio, quindi tutte le realtà sportive del territorio, questi aggiornamenti costanti che sono nell'agenda per fortuna del centro giovanile, nell'incontro con il territorio. Una funzione anche ludica, essenzialmente ludica. Sant'Agostino ricordava, o meglio io ricordo che Sant'Agostino diceva nutre la mente solo ciò che la rallegra. Il bambino e la bambina vengono a fare attività sportiva perché vogliono venire a divertirsi. Il gusto del gioco è la componente importante del tempo libero e della formazione individuale e collettiva. Davamo tante volte una termometro agli allenatori e agli istruttori, tu fai tutto secondo le indicazioni, secondo i libri, secondo la cultura, tutto benissimo, ma se un bambino o una bambina si avvicina e dice mister, allenatore, professoressa, professore, maestro, ma quando si gioca, allora buttate via tutto quello che abbiamo fatto non è a misura di bambino. Il gioco è la componente essenziale della formazione individuale e nella formazione collettiva. Ultima, ma naturalmente non ultima, è questa funzione sanitaria. L'attività sportiva come agenzia di socializzazione migliora la salute e lotta in modo efficace e in disagio per preservare e modulare la qualità della vita. Ecco perché lo sport diventa essenzialmente lo sport con l'isenia dai tanti significati, una passione per vivere bene. E il vivere bene è benessere. Mi auguro che i nostri politici, i nostri governanti, abbiano ben presente questo. Non sono soltanto le distanze, le regole, le restrizioni, le concessioni, ma considerare anche nella scuola l'attività motoria, lo sport, il gioco, qualcosa, metto tra virgolette, che serve per vivere e per vivere meglio.
Ecco perché lo sport deve passare dalla cultura della selezione alla cultura dell'inclusione. I ragazzi hanno il diritto, i ragazzi tutti, alla ragazza che fa pallavolo, ai giovani della pallacanestro, ai giovani del calcio, ai ragazzi che hanno disabilità, al gruppo in acqua, il diritto di essere protagonisti anche se non sono campioni. Individuare delle attività, dei giochi, delle iniziative dove vince anche quello che è meno degli altri. Meno preparato, meno portato, meno agile, ha meno capacità, ma ha un diritto di essere protagonista. Ecco perché quelle reti di protezione che equipati di qua nel campo sportivo e in altre realtà sembrano dividono il mondo esterno da chi pratica, devono diventare delle reti di relazione. È la rete di relazione che fa dello sport una ricaduta sociale, anche nella disabilità, anche nei ragazzi e nelle ragazze che definiamo meno fortunati. La disabilità nello sport non può essere considerata un mondo a parte, lo sport dei disabili, ma una parte di quel grande mondo sportivo. Ripeto, è una passione per vivere bene. Ma noi facciamo questo se portiamo educare allo sport. In quella parola strana, così come sport, è differente tra insegnare ed educare. Insegnare ed educare. Noi non possiamo essere soltanto degli insegnanti. Mettere dentro, dare delle informazioni di come tenere la mano nella pallacanestro, come mettere il piede nel calcio, come mettere le braccia per il bagger nella pallavolo, come poter mettere la bocca, il naso, le braccia, le gambe per il nuoto, diamo il giusto delle informazioni, ma educare allo sport non può essere identificato unicamente nel rispetto delle buone maniere, nel fair play, nel non fare violenza. Educare nasce da quella bellissima parola di escludere. I ragazzi che fanno sport hanno qualcosa che gli altri non hanno. Cos'è? È la capacità di tirar fuori tutto quello che hanno detto. La capacità di dare tutto se stessi, escludere. È questo che noi dovremmo sollecitare. È questo il passaggio dallo sport a un aspetto essenzialmente agonistico, essenzialmente finalizzato alla selezione, all'inclusione sociale. La capacità che ognuno ha di dare il massimo. Dare il massimo. E parleremo anche di questa, di come fare con l'apprendimento attivo. E certamente non nasce oggi, se già circa 2000 anni fa questo signore che Plutarco ci diceva: la mente dei giovani non è un vaso da riempire ma una fiaccola da accendere. Ricordiamocelo quando abbiamo raccolti appunto con i ragazzi. E sono certo che chiunque sta seguendo questa diretta lo fa da sempre, dovremmo parlare a quelli che non lo fanno. E quindi l'impegno di ciascuno dei partecipanti è quello di trasmetterlo agli altri, avere il coraggio, ritorno al termine, il coraggio di mettersi in gioco, fare in modo che tutti i ragazzi abbiano questa possibilità. Perché anche per l'Europa, e lo sport è nel cuore dell'Europa, e attraverso lo sport si educa, ripeto, educare la capacità che i ragazzi tirano fuori il massimo. La differenza tra l'Italia e tanti paesi anglosassoni dove esistono delle borse di studio per chi va bene nello sport. Ma noi no. E siamo convinti che lo sport è soltanto, siamo convinti, naturalmente lo metto tra virgolette, non noi che ci stiamo sentendo. Lo sport è soltanto un passatempo, non è un modello di inclusione sociale. Allora, noi parliamo di sport e cultura nell'Europa, parliamo di sport e cultura anche nei quaderni di sport, parliamo di sport e cultura a Prato, ma quella deve essere una congiunzione non avversativa, come odio e amore, giorno e notte, pace e guerra, come tanti di noi hanno subito sulla propria pelle, o studi o fai sport. Il nostro coraggio deve far sì che attraverso lo stile, il rispetto, l'educazione, questa congiunzione diventi verbo.
perché lo sport è cultura. Lo sport è cultura attraverso la vostra quotidiana attività. Come il libro bianco del Consiglio d'Europa, lo sport viene indicato, ricordo, sport, ne abbiamo parlato prima, pensiamo al Ronaldo o al Massimo Pellegrini o al ciclismo del Giro d'Italia, lo sport che abbiamo identificato bene è fonte e motore di inclusione sociale. Con la 118ª sessione dei ministri degli affari esteri del Consiglio d'Europa. Lo sport è vita, lo sport è cultura. E questo avviene. Mi sembra importante che tutti di voi abbiano anche un quadro, una fotografia di cosa avviene in Europa. Questo è il libro di riferimento dove ho preso, dove ognuno di voi può approfondire i dati che stiamo dando. Un confronto interessante. La percentuale della spesa pubblica destinata alla cultura e all'istruzione. Partiamo dall'Islanda, la cultura, l'istruzione. Io ho messo questa slide perché è evidente, è facile. Dove siamo noi? Allora non possiamo dire torniamo a prima, facciamo le cose. No, no, noi dobbiamo avere il coraggio di poter modificare. Noi non possiamo tornare a questi dati. Per fortuna, ne abbiamo verificato, Prato è ben lontana da una realtà di questo tipo. Capovolge completamente l'impegno per la cultura e l'istruzione attraverso lo sport. Pensate che in Finlandia quasi il 14% del PIL viene inserito in cultura e istruzione. Non perché regalano, perché sappiamo bene che una popolazione che fa attività motoria avrà una spesa inferiore nei prossimi anni sulla spesa della sanità. E poi c'è un'altra cosa essenziale. Nella spesa pubblica della cultura, noi vediamo i paesi sono verdi, meno verdi, e c'è il maggiore impegno e spesa. Nei paesi marroni e di colore rossiccio c'è meno spesa per la cultura, per l'istruzione, per quella che è la forma sociale anche dello sport. Se sovrapponiamo, come ho sovrapposto, questa slide, questa fotografia, alla fotografia della corruzione, la percentuale della corruzione in Italia, scusate, in Europa, queste due slide coincidono nella maggior parte dei casi. Allora, la lotta a quella che è la corruzione, ma secondo la Treccani corruzione è il non rispetto, è il bullismo, è non soltanto il mercato per gli appalti, è l'inquinamento, il braccio, la disonestà, il clientelismo, chi più ce n'ha più ce ne metta. La ricetta della lotta, pensiamo al bullismo, alla scuola, alla violenza, è questa, è lo sport di tutti, è lo sport per tutti, a quello sport che abbiamo deciso prima, quello sport che abbiamo visto prima, altrimenti facciamo un buco nell'acqua se per sport è soltanto lo sport competitivo. Lo sport è per tutti. Lo sport diventa un luogo di allenamento dei valori. E dico, provate a dire ai vostri ragazzi, provate a scaricare una nuova app se vogliamo dare una forza a quella che è la nostra passione. Si chiama rispetto, e il coraggio di avere rispetto. È un'app che funziona senza fili, si accende semplicemente collegando il cuore con il cervello. Vi riposo altri due minuti, sono le 5:10. Nel rispetto dei tempi accetterei in questo allenamento, se mi permettete tale, accetterei ben volentieri un aiuto e un ausilio e un dubbio, anche perché lungi da me l'idea oggi pomeriggio di venire e fare il professore che fa una lezione. Io speravo e spero che ognuno di voi vada via con un dubbio, tutto quello che oggi, qui oggi, abbiamo fatto è fatto bene, e ci credo perché avete dato il massimo, però domani forse una piccola cosa posso fare. Questo incontro mi ha dato il coraggio
di rimettermi in gioco. Se ho creato un dubbio, e quest'ora è servita. La parola a voi. Bene, direi chi vuole intervenire accende il microfono e può intervenire liberamente. Ci abbiamo ancora 10 minuti, ma sappiamo anche che il dottor Testa è libero di allungare i suoi tempi senza abusarne. Chiederei ai giovani di intervenire. Avanti, le vostre riflessioni e domande. Chi vuol prendere la parola? Ciao Gennaro. Salva. Ah, Daniela. Chi è che vuole intervenire oltre Daniela? Sento Salvatore. No, sì, Dani, se vuoi concludere, no. Poi mi accodo io. Sono Irene Morozzi. Avanti Irene. Vai. Ciao a tutti. No, niente, io mi trovo completamente d'accordo su quello che diceva riguardo all'interazione fra cultura e sport. E infatti diciamo ne ho riscontrato questo tipo di problema sia in prima persona sia come allieva non tanto tempo fa sia anche come allenatrice, perché spesso diciamo che si trovano dei muri sia da parte di molti professori ma anche da parte di genitori che magari non comprendono quanto possa essere importante coniugare due aspetti. Quindi, tipo mi viene in mente che da studente liceale Valero mi sentivo dire da professori che se giocavo a pallavolo a livelli agonistici non potevo assolutamente arrivare a raggiungere degli obiettivi o dei voti buoni nella scuola. E, avevano torto, esatto. Sono trovata spesso bastoni tra le ruote, ma stessa cosa la riscontro in alcuni dei genitori che abbiamo nei vari corsi di pallavolo che diciamo spesso vanno anche contro il volere dei propri figli, costringendoli loro magari a smettere o a rallentare perché non credono che sia possibile o che non sia nelle loro corde coniugare appunto questi due aspetti. Quindi sarebbe bello capire come, cioè magari con dei corsi o delle giornate di formazione per i genitori, cercare appunto di, insomma, di fargli capire questa cosa va, che non per forza i due aspetti debbano per forza non andare di pari passo. Perfetto, molto bene, grazie. Se avete le linee buone, attivate anche la telecamera così il dottor Testa riesce a vedervi direttamente anche chi è l'interlocutore. Se le linee sono deboli, benissimo tenerlo staccato. Avanti, chi vuole intervenire? Posso intervenire nuovamente? Ero di Sani, Sergio. Avanti. Perché Irene mi ha fatto accendere una così una lampadina, nel senso vorrei porre la domanda a dottor Testa, domanda che riguarda, ma questo clima così acceso, così competitivo che c'è nello sport, dove viene valorizzata più la componente, chiamiamola agonistica in senso negativo, ovvero selezioni, il più bravo è quello che vince, che ricaduta può avere questo, oppure che confronto può avere questo ambito, questo ambiente che oggi si vive a livello sportivo, a livello scolastico, perché mi viene in mente come a scuola il voto, la valutazione, la faccia da padrone, quindi anche lì c'è un clima agonistico esasperato quando laddove si dovrebbe essere un clima così inclusivo, dove si dovrebbe dare spazio a tutti e valorizzare le varie individualità, quindi anche a scuola c'è un clima competitivo troppo acceso secondo me. Vorrei sapere qual è il parere di Rino Testa. Grazie. Grazie a voi che serve appunto per rimettere in gioco quantomeno l'attenzione. La competitività e l'agonismo fa parte della vita. Io ho paura quando sento alcune maestre che dicono noi facciamo fare sì attività sportiva, ti facciamo attività motoria ai bambini, ma senza agonismo. Ma che li fate fare? Che cos'è? L'agonismo è essenziale. Noi non dobbiamo combattere l'agonismo, dobbiamo combattere l'antagonismo, il vincere a tutti i costi, il fare qualunque cosa, che l'unica cosa importante, il genitore quando torna il bambino, avete vinto o avete perso. Allora la struttura che realizza questi confronti deve fare in modo, a secondo delle fasce d'età, che non ci sia soltanto il momento agonistico, ma anche il momento dove appare, per esempio, avviene in altre realtà,
io faccio un confronto tra le classi, bene, dove c'è pallavolo, pallacanestro, corsa, la corsa, benissimo. Ma chi partecipa alla pallavolo, pallacanestro e al calcio, questi sport? I ragazzi che vincono, sicuramente, il più veloce deve fare la corsa. Guai, qualche anno fa è avvenuto, che i tesserati non partecipavano. Se noi facciamo una corsa, facciamo un concerto in classe, quelli che sono il pianoforte, non li facciamo giocare? Non li facciamo suonare? Però accanto a questo, se io nel confronto tra le due classi pongo, come è avvenuto anche in fase sperimentale, solo sperimentale, il confronto è fatto con lo sport, abbiamo detto, non è solo muscolo e polmone. Allora lo sport, per esempio, è anche chi lo fotografa, chi lo racconta, chi sul web fa 10 righe. Allora se io do 3 punti a chi vince la corsa e 3 punti a chi fa le fotografie più belle, alla fine la classe vince anche 3 punti quelli che hanno giocato e 3 punti a quel ragazzo sovrappeso, il ragazzo o la ragazza sulla sedia a rotelle, che guadagna 3 punti e ha pari dignità. E questo non è che noi cambiamo il modello. Se c'è un modello di corsa, sono quelli più forti. Ma la scuola non può soltanto proporre, come da anni, i giochi della gioventù, i campionati studenteschi o altre forme, soltanto come muscoli e polmoni. Lo sport è anche, ripeto, chi lo racconta, chi lo disegna, qualcosa che comunque fa parte di questo sport. Allora, se noi possiamo mettere vicino a delle attività propriamente di muscoli, altre realtà che hanno pari dignità, io do 3 punti alla squadra di calcio che vince il torneo tra le classi, do 3 punti a chi ha fatto la migliore fotografia, 3 punti a chi dà il miglior filmato dell'evento, 3 punti a chi lo racconta sul web in 10 righe. Ragazzi, questa è l'attività dove i risultati sono importanti ma non determinanti. Una classe vince sull'altra su quei 3 punti che il ragazzo, la ragazza sulla sedia rotelle ha permesso di vincere perché ha fotografato. Altrimenti noi dovremmo modificare completamente. Ecco perché lavoriamo come team. Il team è dove ognuno si attiva di più e nei nostri momenti di formazione, ecco, accanto a quella crescita e consolidamento dell'aspetto tecnico, tattico, fisico, motorio, c'è l'aspetto mentale, l'aspetto sociale. Ecco perché accanto a velocità e resistenza abbiamo una forza, e sì una capacità fisica, è una capacità di volontà, di carattere, di impegno, di gruppo, di reparto, di squadra. Cari maestri, cari allenatori, allenate anche la forza di volontà, la forza di carattere, la forza dell'impegno, non soltanto i muscoli e i polmoni. Noi crediamo in questo tipo di realtà, allora diventa lo sport una passione per vivere bene. E in questo vivere bene dello sport c'è la ricaduta, è l'ultima cosa che abbiamo oggi per rimanere nei termini, è la parola magica, che è trasferibilità, è la parola che permette di poter assegnare le borse di studio a chi fa bene lo sport con una visione anglosassone, dove l'algoritmo è anche esasperato, ma non si ferma a quello. La trasferibilità, tutto quello che il ragazzo, la ragazza ha vissuto nei momenti sportivi, ripeto sempre, per sport non intendo solo quelli codificati, ma lo sport del motorio, lo sport del gioco, lo sport libero, lo sport addizionale, viene trasferito. A Prato abbiamo il primo documento, è quello che vi sto facendo vedere, della trasferibilità. Il professor Scavia, direttore del manicomio di Volterra e di Cervelli, se intendeva, il 4 maggio del 1904, tantissimi di 100 anni fa, scrive al rettore del convitto Cittadini di Prato. Il giustissimo rettore ha contento che mio figlio prenda parte al convegno di Genova, un po' come gioco della gioventù, come tutti i genitori ancora oggi scrivono a dare un permesso. Dice qualcosa in più. Questo sarà sprone per lui per dedicarsi allo studio, con volontà e severità. Quello che suo figlio Tullio avrà imparato, avrà vissuto a Genova, la capacità di essere ordinato, di dare il massimo, di aiutare i compagni, lo porterà nella vita. E questo è il valore della trasferibilità, il valore di mantenere la calma, il valore non soltanto cacciatore e
e alce sull'albero. La capacità di gestire le emozioni, se ti trovi a essere gatto, se ti trovi a essere cane nell'immagine. Il cane reclama, Rino, come vedo. Infatti, immagini, è scaduto l'orario e il cane vuole uscire. La capacità di calcolare il rischio, la capacità di aiutare chi è in difficoltà, poi nelle tecniche calcistiche, nella tattica parleremo di sovrapposizione, di raddoppio di marcatura, ma gestire le emozioni nella posta della vita, così come la capacità di ragionare e di riflettere, la capacità di avere fiducia in se stessi, quell'autostima, quel coraggio che dicevamo prima, quell'allenamento che l'allenatore deve dare al ragazzo, perché non è un leone, anche se è ancora gatto, anche se è ancora bambino. E allora, approfondendo, dovremo parlare dell'accettazione del limite, dovremo parlare del senso di sé, dovremo parlare dell'incontro con l'altro, la gestione della tolleranza, della rabbia, della violenza, sarà sicuramente più approfondito e più preciso dell'intervento che la psicologa farà domani. È questo. E attraverso la pratica sportiva ogni ragazzo, ogni ragazza porterà poi nella vita. La parola magica è trasferibilità, perché lo sport è preparazione, è armonia, è competizione, è abilità, lo sappiamo, è solidarietà, è divertimento, è esultanza, è gioia, amicizia, salute, lo sport è vita. Non uccidiamo i sogni di questi ragazzi. Martin Luther King diceva: ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi, ma l'indifferenza dei buoni. Abbiamo il coraggio di non essere indifferenti. Abbiamo la forza di poter, con il collega, con il genitore, con il dirigente, superare l'indifferenza per evitare che possiamo essere considerati come prima, come avveniva prima. Una netta differenza, ma la scuola è così, è d'altra parte che si può fare. La società è questa. Abbiamo un nuovo modo, la forza di un nuovo modello da poter agire, da poter fare. Bene, bene, bene. Prima di chiudere, anche se siamo abbondantemente fuori orario, se qualcuno vuole dire ancora qualcosa o porre ancora un'ultima domanda al dottor Testa, mi fa piacere. Tra l'altro voglio anche ringraziarlo per aver lasciato, messo nelle immagini alcuni dei suoi interventi che ha già fatto sui temi della non violenza con il progetto europeo Nomis, che ha visto il centro giovanile protagonista. Questo lo dico per chi non è di Francia, insomma, e che per dire che il centro giovanile spazia anche su molti altri campi. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa o interloquire? Io Salvatore volevo. Prego, scusami, Gennaro. Ciao. Ciao, volevo un attimino riportare. Daniela Pecchioli, l'intervento. Volevo riportare un po' l'attenzione al momento complicato che stiamo vivendo. E quindi, visto che comunque lo sport deve sempre dare messaggi positivi, diciamo, alle nuove generazioni, hai parlato spesso di coraggio. Ma il coraggio lo intendi da parte dei bambini o degli adulti o di entrambi? In quanto forse c'è il coraggio dei bambini nel mettersi nuovamente in gioco, cioè poi siamo noi adulti che forse non abbiamo il coraggio, anche giustamente perché dobbiamo seguire normative, indicazioni, di poter comunque dare i giusti stimoli e le giuste proposte in questo momento. Come ci consiglieresti di comunicare, diciamo, e motivare e quindi stimolare i nostri ragazzi a attivare l'aspetto emozionale in questo momento, a livello metodologico, in un momento in cui ci dobbiamo rimettere in discussione, in gioco? Bene, intanto rispondo a Daniela, poi sentiamo Daniela. Il coraggio è la forza di superare la paura, e lo sport nel senso dell'emergenza sarà il titolo del nuovo
della nuova pagina nei quaderni di sport, questo coraggio come forza di superare la paura che è a 360 gradi, il coraggio dei bambini e quindi di sviluppare noi all'interno dei bambini il coraggio di essere protagonisti, ma soprattutto degli adulti. Se tu vedi nella slide la prossima, il prossimo intervento, ti ringrazio di quello che mi hai detto, sembra proprio un passaggio bello. Come riusciamo a livello metodologico, io direi a livello comunicativo, non sono un esperto di metodologia, ma parleremo di comunicazione, come riusciremo noi ad avere quel diploma che vedi che si srotola sulla parte destra della slide? Come facciamo a passare dalle conoscenze alle competenze, da quel sapere al saper fare al saper far fare? Ecco perché noi parleremo della comunicazione, parleremo di questa capacità di dare non soltanto quello che sappiamo, ma come fare, come dirlo, non soltanto quello che si dice, ma come si dice diventa essenziale. E all'interno dell'aspetto comunicativo sarà appunto la differenza. Che differenza c'è tra essere ascoltati ed essere capiti? Come possiamo agire e fare in modo che ci possano ascoltare, non soltanto essere capiti? Che differenza c'è tra guardare ed osservare? Che differenza c'è tra pensare e riflettere? Che differenza c'è tra fare squadra e fare gruppo? Che differenza c'è tra aderire a un progetto e condividere un progetto? E in termini comunicativi sarà entrare in merito, e ti ringrazio appunto della domanda, di quelle cose che abbiamo detto oggi. Noi siamo convinti che lo sport che dobbiamo proporre, ripeto, come sport intendiamo attività motorie, giochi, tutte quelle attività del movimento, del divertimento, di questi aspetti, non soltanto a dividere, ma fare in modo che si possa condividere, ma condividere sono i bambini, o sono i genitori, sono le famiglie, sono tutte le agenzie formative. E la domanda precedente, l'intervento precedente della ragazza Irene, nel rapporto scuola-sport che molti di noi hanno avuto sulla propria pelle, e chiedeva appunto che ci potesse essere un'informazione ai genitori, si fa anticipare quanto sicuramente poi Salvatore dirà in maniera più precisa, di quanto è già previsto dell'impegno sul territorio del centro giovanile nell'incontro queste agenzie formative con le famiglie, con i dirigenti, con gli allenatori, con gli altri riferimento dei ragazzi. Quindi noi la prossima volta parleremo appunto le funzioni di successo proprio per il docente, per l'allenatore, le funzioni dell'insuccesso, la differenza tra l'efficacia e l'efficienza. Parleremo di quella grande differenza appunto tra essere ascoltati ed essere capiti, e l'apprendimento attivo. L'apprendimento attivo. Il learning che diventa essenziale nel far sì che i nostri obiettivi di coraggio come forza di superare la paura e come la capacità di vincere anche questo momento particolarmente difficile che stiamo vivendo. La cosa essenziale è mettere all'interno, ci sono, dico spesso, professori all'università che fanno anche lezioni molto importanti, ma che ci mettono lo stesso entusiasmo di chi legge il codice a barre sulla scatola dei pomodori. La prima cosa essenziale è proprio questa, cosa che ognuno di voi fa e ha sempre fatto. Mettere insieme quella passione e quella competenza, che poi è tipica della personal computer, PC è personal computer e passione e competenza. Riuscire a affinare, e le tecniche cercheremo di parlarne la prossima volta, in quella che è la comunicazione. La scienza di comunicazione, dalla scienza della comunicazione all'arte del comunicare e dell'interagire con l'altro. Non soltanto a livello metodologico, ma anche in termini propriamente sociali. Io ringrazio Rino Testa, intervengo ancora, lo ringrazio perché in qualche maniera ha già anticipato quello che sarà il suo intervento scritto nel notiziario numero 2, che io spero di mantenere i tempi dei 20 giorni per l'uscita, e dopodiché i webinar successivi che vanno ad approfondire e a confrontarsi con le persone.
Vedo che il gruppo dei presenti in questi tre giorni è più o meno un gruppo formato da tecnici in particolare, c'è qualche nome che non conosco ma non credo facciano parte dell'area della dirigenza, quindi bisognerà coinvolgere forse in tutte queste riflessioni anche l'area della dirigenza sportiva tra Trieste e non. Ciò che ha detto Irene e che sottolineava ora Rino Testa, l'importanza della comunicazione alle famiglie. Devo dire che con grande difficoltà questo periodo ci ha indotto a iniziare il lavoro dei quaderni di sport e dei webinar per non rimanere fermi e quel progetto rimanere fermi. Ma uno degli aspetti fondamentali è riuscire a parlare alle famiglie. Purtroppo io direi che forse il parlarci da lontano con le famiglie diventa difficile, le persone lavorano, gli orari per mettervi a sedere sarà forse ancora più complicato, ma vediamo con l'autunno se riusciamo ad organizzare quei famosi incontri per gruppi societari e se non sarà possibile magari attivarci anche con i webinar, ma attraverso contatti diretti delle società con il loro sistema delle famiglie, degli sportivi eccetera, cioè procedere per gradi e con tranquillità. Se nessun altro vuole intervenire io darei conclusa questo primo webinar del dottor Testa. Scusate. Dimmi. Sono Giulio Bencini. Avanti. Sono Giulio Bencini. Avanti. Non so se mi si sente. Sì, si sente bene Giulio, puoi andare avanti. Non voglio rubare tempo e non voglio una risposta adesso, se non c'è il tempo. Volevo solo lanciare una riflessione sul rapporto tra sport e bellezza. Questa è una richiesta anche su cui lavorarsi per sviluppare anche nel futuro. La rivolgo in particolare al dottor Testa, a Rino su questo tema. Bene. Grazie Giulio. Posso dire soltanto una cosa, grazie Giulio, anche perché la bellezza fa parte di quel benessere che abbiamo accennato, quindi sarebbe molto bello poterla anche approfondire. Sarà per la prossima volta. Perfetto, Cecilia. Grazie a te. Va bene, allora io direi che stasera possiamo andare a chiudere. Vi ringrazio, ringrazio tutti, ringrazio soprattutto Rino Testa. Aspettiamo rapidamente il prossimo articolo. Credo che la registrazione sia andata bene perché ho visto che Enrico controllava l'avanzamento delle registrazioni, quindi possiamo essere tranquilli che a fine settimana di questa settimana formativa metteremo sul sito del centro giovanile anche le registrazioni e quindi si potrà sia scaricare e leggere il quaderno di sport che è già disponibile, sia tutte le registrazioni in attesa di programmare le seconde parti. Domani l'appuntamento è con la psicologa Francesca Vitali, dalle ore 15 alle ore 16 se non erro, e quindi arrivederci a domani, saluto tutti.